Una vicenda che sembra la scena di più di un film, quella che ruota attorno ad un gioiello appartenente ad una famiglia lucchese da generazioni. Il bandolo della matassa inizia a dipanarsi qualche settimana fa, quando una signora di Lucca aveva notato, esposto nella vetrina di un compro oro sorto di recente in città, un braccialetto di fattura artigianale identico a quello che le era stato rubato dalla sua abitazione lo scorso settembre. Il bracciale, di notevole spessore e del valore di circa 3.000 euro, le era stato regalato dalla madre circa 60 anni fa, per cui la donna, incredula di fronte al negozio, si decide a chiamare il 113. Sul posto interviene immediatamente la squadra volante della questura, che dopo aver sentito la verosimile versione della donna e preso visione della denuncia del furto in casa, sequestra il prezioso. La proprietaria del compro oro dichiara che l'oggetto in questione le era stato regalato da un cliente di Grosseto, mostrando a riprova il registro dell'operazione di compravendita. Effettivamente compaiono le generalità di un cliente e nel campo relativo agli oggetti da questi venduti c'è anche un bracciale. La notazione sembra però posticcia e la curiosità investigativa dei poliziotti ha voluto approfondire la questione. La squadra mobile di Grosseto, su delega di quella lucchese, ha ascoltato il cliente, il quale ha confermato di aver venduto sì nella data indicata i monili indicati nel registro, ma non il bracciale che evidentemente era stato aggiunto dopo l'intervento della polizia dalla proprietaria. A termine delle indagini la titolare del negozio è stata denunciata per ricettazione e per falso ideologico in atto pubblico, per aver camuffato il registro destinato alla questura. La Procura della Repubblica invece ci ha disposto la restituzione del bracciale alla legittima proprietaria.